nominato il gruppo di lavoro, è stato nominato con la delibera di giunta e ho coordinato i lavori sin dall'inizio. Sono state sollevate delle perplessità sia sulla costituzione del gruppo di lavoro e sia sugli atti che sono stati prodotti. Il gruppo di lavoro è stato costituito con delibera di giunta, noi abbiamo iniziato subito a lavorare e abbiamo fatto una prima parte di questo che è un lavoro lungo, ahimè, e non finisce qua, ma inizia con la relazione di articolo 34. Perché passando dalla forma alla sostanza e poi ritornando alla forma, che come dice il nostro consigliere Galantrini è anche sostanza, la relazione articolo 34 è quella relazione molto importante che serve all'ente per dare un indirizzo e per dire io voglio scegliere come forma di gestione non più la gara, come era stato fatto nel passato nel 2015, ma questa forma di gestione che è l'azienda speciale. Quindi è l'avvio della procedura di costituzione dell'azienda speciale, non è la fine. La costituzione dell'azienda speciale si snoda in un percorso lungo, come hanno detto i revisori, hanno sentito la necessità di scriverlo, ma anche se non l'avessero scritto, e comunque la legge, l'articolo 114, ve lo dice. Un percorso lungo che prevede altri atti, che prevede altri momenti di confronto in consiglio comunale e anche non in consiglio comunale, poi all'interno della stessa, non anche della stessa azienda. È un percorso, insomma, che ha una sua complessità. Quello che andremo ad approvare è solo l'avvio di questo percorso. Una relazione che si chiama ex articolo 34 di DL 179-2012, in cui, visto un piano economico finanziario, il Consiglio dice scelgo questa forma per la gestione dei servizi e non più la forma della gara, come precedentemente è stato fatto nel 2015. In più, chiaramente, noi abbiamo anche collaborato con l'università per la stesura dell'atto costitutivo dello statuto. Anche questo è l'inizio della costituzione dell'azienda speciale, perché vedete nell'atto costitutivo dello statuto, dove mi dispiace non è stato approfondito con i professori, poteva essere invece un bel momento, si dà un'importanza contenutistica, filosofica, valoriale a questa azienda che probabilmente avrebbe meritato di essere sviscerata unicamente all'aspetto procedurale. Noi siamo stati nominati come gruppo di lavoro, io come direttore nel coordinamento del gruppo di lavoro e i colleghi come dirigenti dell'area del servizio economico finanziario, nonché anche dirigenti delle società, degli enti partecipanti del comune, quindi la competenza era chiara su chi andava a fare questa prima parte del lavoro. La seconda parte del lavoro era ovviamente l'incremento del gruppo di lavoro anche per quanto riguarda il servizio ambiente, con la stesura del contratto di servizio, perché va proprio ad incidere sulle competenze del. Per quanto riguarda la firma di questa famosa relazione, che l'articolo 34 è stata firmata dall'università, perché non poteva essere diversamente, in quanto è un appalto di servizi. È un appalto di servizi, ovviamente di servizi professionali, di servizi legali, è come se fosse una progettazione, è come se fosse uno studio geologico, è come se fosse un'opera professionale che non può firmarla se non colui che l'ha redatta, in quanto esprime la sua professione e assolve al contratto di servizio che è stato commissionato. Noi come gruppo di lavoro, noi tutti, abbiamo apposto il parere tecnico, che è un parere importante, perché abbiamo apposto un parere tecnico su tutti gli atti che noi andiamo ad approvare. Quindi questo è stato il nostro lavoro, sia da un punto di vista di contenuti che da un punto di vista procedurale.